primo contatto che ho avuto con il Pistoia Basket è stato con Coach Esposito. È stato lui con cui ho parlato all'inizio e mi sono sentito molto, diciamo, con a mio agio parlando con il coach, un po' perché anche lui, essendo stato un giocatore, riusciva a capire quali fossero le mie con le esigenze di cui avevo bisogno. Ci siamo capiti subito e ero molto a mio agio a parlare con lui, e perché mi conosceva anche come giocatore. Era a conoscenza di quali fossero i miei punti di forza, che tipo di giocatore fossi. Quindi questo è stato un aspetto che mi ha subito messo a mio agio nel parlare con il coach. Ero già familiare con il campionato italiano, perché nel 2012 ho giocato nella Virtus Roma, quindi ero a conoscenza di come funziona il campionato italiano, di quanto sia competitivo, di come ci siano molte squadre di alto livello. Quindi anche questo è stato un fattore importante nella mia conversazione con Coach Esposito. Inizialmente l'opportunità che mi è stata data era quella di un mese di contratto con la possibilità di prolungamento, anche se questa possibilità ovviamente non era garantita, però anche solo giocare per un mese nella squadra, ho subito pensato che sarebbe stata una buona opportunità per me e avrei potuto trarne beneficio su più livelli. E fin da quando sono arrivato nessuno mi ha trattato come se fossi un giocatore, diciamo un aggettore, quello che poi in realtà ero, però tutti mi hanno subito trattato come parte della squadra. Tutti sono stati molto gentili, molto d'aiuto nel farmi sentire parte del gruppo. E come si può ben vedere quando giochiamo in campo, noi siamo un gruppo di persone, prima ancora di giocatori, che vanno molto d'accordo. Credo che la chimica che abbiamo tra noi sia visibile a tutti coloro che ci osservano, e tutti danno il massimo delle proprie possibilità. E questo è sicuramente un fattore importante che ci ha permesso di giocare come stiamo giocando. Quindi io volevo rimanere fin da subito più a lungo possibile. Quindi il mio obiettivo principale era quello di rimanere, pur sapendo che è solo una possibilità. Mi hanno esteso il contratto per una settimana, due volte. E durante questo periodo ho ricevuto, diciamo che altre squadre hanno mostrato interesse nei miei confronti, perché questo è il periodo in cui le squadre non sono ancora terminate, in cui ci sono dei cambiamenti, vengono fatti degli innesti, dei giocatori vengono trasferiti, quindi c'erano delle squadre che hanno mostrato interesse verso di me. Però io ho sempre dimostrato la mia volontà di voler rimanere. Mi sono lasciato aperto altre possibilità, ovviamente non ho chiuso nessuna finestra delle offerte che mi sono state fatte, però la mia priorità è sempre stata quella di voler rimanere a Pistoia. Quindi quando mi hanno proposto di allungare il contratto fino al termine della stagione, non ci ho pensato due volte. È stato quello per cui ho lavorato così duramente, ed è l'obiettivo principale che mi era posto e è la soluzione che mi ha reso più felice. Quindi sono rimasto con piacere e è quello per cui sono rimasto. È stato leggermente difficile all'inizio, perché ovviamente viene inserito in un gruppo che è consolidato, che ha trovato, diciamo, quella sua dimensione, che comunque la sta cercando. Quindi quello che mi sono detto all'inizio, quando sono arrivato, è di mantenere un gioco semplice, di non cercare di fare cose troppo difficili o complicate o fuori da quello che mi riusciva meglio. È stato un inserimento lento e progressivo,
perché come avrete notato all'inizio giocavo meno minuti, magari venivo inserito in certi momenti della gara e poi con l'andare avanti delle partite il mio inserimento e i miei minuti sono aumentati in modo progressivo e con questo è aumentato anche con il mio contributo nella squadra. Come ho detto prima, ho sentito veramente vicino Coach Esposito, perché è stato fondamentale per me che lui conoscesse il tipo di gioco che faccio, conoscesse il mio modo di giocare, e è stato lui che mi ha reso con anche Bongi, insomma, con tutto il team dello staff tecnico, mi hanno reso le cose più semplici. E quindi con il tempo ho trovato più sintonia con i miei compagni e anche loro hanno trovato sintonia col mio modo di giocare, e quindi con il tempo siamo veramente riusciti a, diciamo, con amalgamare il nostro modo di essere in campo, e con il tempo veramente l'inserimento e la chimica che si è creata tra noi è davvero visibile, e credo che questo sia stato uno dei fattori principali del fatto che giochiamo così bene insieme. Credo che la mentalità di cui ho parlato prima, questo giocare senza pressioni, sia una mentalità che ci portiamo dietro ancora, perché non abbiamo paura di perdere. Andiamo in campo con la consapevolezza che possiamo perdere, che è una possibilità, però credo che la differenza principale sia che siamo più delusi quando non riusciamo a portare in campo quello che abbiamo preparato durante la settimana, quando non giochiamo con l'intensità necessaria, quando non riusciamo a tradurre in gioco quello che abbiamo preparato durante la settimana, quella sia la massima delusione, non il fatto di perdere, perché arriveranno sicuramente delle partite in cui i nostri avversari sono più preparati di noi, nel senso che possono avere più risorse, possono avere un team che sulla carta è più forte, possono avere più possibilità delle nostre, e quindi ci sta di perdere delle partite. Però la cosa importante è sapere di aver sempre dato il nostro massimo sul campo, di aver sempre giocato al massimo delle nostre possibilità e di aver attuato quello che il coach si aspettava facessimo in campo, quindi e tutto lo staff tecnico, mettere in pratica il nostro piano partita e giocare quello che sappiamo fare al massimo. Poi sicuramente arriveranno delle sconfitte, ma il fatto di non avere paura di quelle sconfitte, ma cercare di dare sempre il massimo sul campo, è il nostro obiettivo principale. Sono stati fantastici, i nostri supporters veramente ci danno quell'energia e quella carica in più, perché sentiamo cantare sia che siamo avanti di 20 punti sia che siamo sotto di 30, e hanno sempre i cori pronti per noi e li sentiamo sempre vicini, sappiamo che ci supportano, e è sempre quella cosa che ci dà la carica quando siamo sul campo. Ci seguono sia in casa che fuori, anche quando siamo in trasferta li sentiamo vicini, sentiamo la carica che ci danno. Il fatto che davvero riescano a cantare con quell'entusiasmo che ci trasmettono in qualsiasi situazione, nonostante quello che succeda sul campo, è davvero una cosa che mi ha colpito fin da subito, e ci tengo a ringraziare tutti per questo.